Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video di Mite Misterie Misteri SCP. Oggi andiamo a parlare dell'SCP-212, chiamato anche il miglioratore. Casa dell'oggetto safe. SCP, questa è una foto di SCP-212 al lavoro sull'agente. Procedure speciali di contenimento. L'uso di SCP-212 deve essere provato dal corrente capo ufficiale medico del sito di contenimento. Qualsiasi soggetto che avrà subito un'operazione da SCP-112 deve sottoporsi a un completo test fisico e psicologico sia prima sia dopo l'esposizione. La resistenza dei test avrà come conseguenza l'eliminazione del soggetto. Tutti i bassetti devono mantenersi almeno a 1,5 m da SCP-112 mentre non è in operazione. Il personale armato è autorizzato a usare qualunque forza necessaria a prevenire un'esposizione non consentita. Dovesse qualunque membro passare accidentalmente esposto a SCP-112, una completa quarantena, test ed esami di in saranno iniziati non appena il soggetto è lasciato da SCP-112. Descrizione. SCP-112 è un grande dispositivo medico con tre grandi braccia robotiche. Le braccia hanno un assortimento estremamente diverso di accessori, ma non è ancora stata trovata una zona di magazzinamento, una fonte di energia. Gli accessori scivono dentro e fuori dalle braccia quando necessario, con più di 500 di essi aumentati. SCP-212 è fatto di plastica, acciaio e altri materiali comuni. Una rasse in profondità è, sospeso, è in sospeso, poiché qualsiasi tentativo via, via mezzi meccanici causa un'azione violenta da SCP-212 e i tentativi via mezzi biologici normalmente hanno come conseguenza il miglioramento del soggetto. Quando esposto ad ad al tessuto vivente, le braccia di SCP-212 si muoveranno rapidamente per afferrarlo e trattenerlo. SCP-212 inizieranno allora a migliorare il, il detto tessuto. Questo processo è estremamente veloce, ma SCP-212 non inietta in in alcun anestetico, né sostituisce il sangue perso. Il processo è stato costretto come atrocemente doloroso. E può avere come conseguenza la morte del soggetto con una stima del 47%. Le ferite causate da SCP-112 sono chiuse con strutture chirurgiche standard e un sigillante chimico che non è ancora stato assolutamente compreso. I miglioramenti che sono stati osservati includono rinforzamento delle articolazioni con grafite, sostituzione di organi biologici con artificiali, aggiunta di lastre metalliche alle ossa, aggiunta di organi nuovi o duplicati e sostituzione dei denti con piccole alimine da seghettato. Tra le altre cose, S512 ha mostrato di essere in grado di configurare completamente un, un organismo. Il miglioramento sembra essere causale e possono a volte essere dannoso o fatale, come il stato dalla completa ferita di parte di uno soggetto del midollo osso o la sua sostituzione con un gel che è ancora stato sotto studio. I soggetti che desiderano se, eh, essere sottoposti all'esposizione di SCP 112 devono essere avvertiti che il processo è estremamente invasivo e non possono essere fatte previsioni sui miglioramenti. Ok, questo è esattamente rapporto. La... Non ci sono note. No, ok. Se il video ti è piaciuto ti invito a lasciare un mi piace e di continuare a seguire la serie. Per questo video è tutto e noi ci vediamo alla prossima!